So che sei una persona curiosa e che vuoi capire come vengono realizzati gli impianti in maniera corretta. Per questo oggi ho deciso di portarti qui in cantiere e farti toccare con mano un impianto appena realizzato. Anch'io, quando era ora di scegliere gli impianti per casa mia, ero parecchio indeciso. Come fare l'impianto? Di riscaldamento sicuramente a pavimento, ma il raffrescamento farlo ad aria, a pavimento, utilizzare un altro generatore. Insomma, ormai il mercato ci propone un sacco di idee e di soluzioni. E non c'è una soluzione migliore rispetto a un'altra, c'è la soluzione migliore per casa tua. Oggi sono qui perché, come ben sai, io sono un professionista che mette in pratica quello che dice. Di professione non faccio YouTuber, quindi non vivo di video, ma i video li utilizzo solo per condividere con te le esperienze reali di tutti i giorni. Un modo per fare informazione e perché tu possa fare la tua scelta consapevole. Allora, oggi inizio a mostrarti questa parte di centrale termica, dove è stata installata la pompa di calore, questa è la parte interna, all'interno della quale c'è un accumulo di acqua sanitaria da 200 litri e un puffer di acqua tecnica da 50 litri. Partendo con ordine, andiamo quindi all'arrivo dell'acquedotto, dove arriva proprio l'ingresso dell'acquedotto, è stato installato un filtro e un dosatore polisfosfati, obbligatorio per la normativa attualmente in vigore. A questo punto l'acqua fredda viene collegata all'impianto sanitario da una parte e alla pompa di calore dall'altra, per produrre acqua calda sanitaria e per produrre acqua da riscaldamento. Ovviamente l'acqua da riscaldamento è un circuito chiuso, quindi una volta riempito l'impianto, l'acqua gira su se stessa e non viene sprecata. Qui sopra trovi l'impianto di carico dell'impianto, quindi viene tarata una pressione dell'impianto di riscaldamento e viene mantenuta tale durante tutto il periodo di funzionamento. Quindi se si abbassa la pressione dell'impianto, in maniera automatica si ricarica. Ci sono i pro e i contro di questa tipologia di impianto. Sicuramente i pro sono che non serve ogni volta caricare l'impianto manualmente appena si scarica. Come contro invece c'è il fatto che magari dopo qualche anno il dispositivo diventa difettoso e quindi non carica più l'impianto, oppure in caso di perdita non te ne rendi conto perché l'impianto continua a essere caricato e non ti rendi conto che tutta l'acqua sta uscendo. Vicino all'impianto di carico c'è il vaso di espansione dell'acqua calda sanitaria, infatti dalla parte superiore della pompa di calore esce acqua calda sanitaria pronta per essere utilizzata nei lavandini, nei lavabi o nelle docce. Il vaso di espansione viene installato sempre nella parte fredda, quindi all'ingresso dell'acqua fredda, mai sull'acqua calda, in modo che possa durare più nel tempo e che la membrana al suo interno non venga deteriorata per le temperature alte dell'acqua. Poi, come vedi, l'installatore in questo caso ha fatto un ottimo lavoro perché ha utilizzato diverse valvole di sfiato in modo che se c'è aria nell'impianto si scarica in maniera automatica e non continua a circolare. Ha messo un filtro sul ritorno, quindi prima di tornare in pompa di calore c'è un filtro ad Y, e questi sono i due circolatori di mandata, uno per l'impianto di riscaldamento e uno per l'impianto di raffrescamento. Come puoi vedere, questo è un circuito miscelato, questa è una valvola miscelatrice che permette di regolare la temperatura di mandata verso l'impianto di riscaldamento a pavimento. Quindi la pompa di calore potrebbe per assurdo preparare acqua a 50 gradi, acqua tecnica, nel puffer tecnico, e poi essere spillata verso l'impianto a pavimento a 32, 30, 28, 35 gradi a seconda di quello che è stato progettato. Questa valvola miscelatrice potrebbe essere anche elettronica e quindi comandata dalla pompa di calore stessa. Qui invece abbiamo la pompa che fa girare l'acqua nell'impianto di raffrescamento, che nel caso specifico è stato fatto un impianto ad aria, delle batterie, quindi dove gira all'interno dell'acqua fredda, e dei ventilatori che portano l'aria fredda all'interno degli ambienti. Qui sotto abbiamo il collettore principale dove sono collegati i due circolatori. È stato isolato. È stato isolato per due motivi, sia per l'inverno in modo da non disperdere il calore, sia d'estate perché qui gira acqua fredda e c'è il rischio della condensa. Poi, come vedi, è stato collegato anche qui il vaso di espansione. Questo è un vaso di espansione per il circuito di riscaldamento e raffrescamento
e quindi diverso dal vaso di espansione per acqua calda sanitaria, che serve per attutire gli sbalzi di pressione all'interno dell'impianto. Adesso ti porto dentro per mostrarti i collettori dell'impianto di riscaldamento a pavimento e l'impianto invece di raffrescamento realizzato ad aria. Ecco, qui siamo all'interno dell'abitazione dove voglio mostrarti il collettore dell'impianto di riscaldamento. Questo è uno dei due collettori, uno al piano superiore e uno al piano terra. A questo collettore arrivano due tubazioni che partono dal puffer di acqua tecnica e le tubazioni, eccole qui, in tubo multistrato arrivano al collettore. Da qui ogni circuito invece dell'impianto di riscaldamento, quindi ogni serpentina, ogni anello che va a girare sulle singole stanze per riscaldare gli ambienti. In questo caso il cliente ha deciso di utilizzare le testine tradizionali, quindi ogni anello ha la propria testina che viene chiamata dal termostato ambiente. Quindi quando la temperatura di una stanza scende sotto la temperatura impostata, si apre la testina e inizia a far circolare l'acqua all'interno di quell'anello. Per capire se l'acqua calda circola correttamente ci sono gli appositi flussometri. Come puoi vedere sono dei misuratori di portata numerati in questo caso da 0 a 5 e vengono tarati a seconda delle perdite di carico di ogni singolo anello. Possono esserci stanze più lontane, quindi anelli più lontani, che necessitano di una regolazione diversa rispetto agli anelli più vicini. L'importante è mantenere equilibrata la portata dell'acqua in ogni singolo anello. Quindi, ricapitolando, il termostato ambiente chiama una delle varie testine. La testina si apre e inizia a far girare l'acqua all'interno del proprio anello. Aprendosi la testina manda un segnale alla pompa di calore e quindi si attiva se la temperatura all'interno del puffer si è raffreddata per mantenere l'acqua calda necessaria. Quindi alla temperatura impostata, che può essere 30, 32, 35 gradi a seconda di come risponde l'impianto a pavimento e di come è stato progettato l'impianto stesso. Adesso invece ti porto giù dove andiamo a vedere l'impianto di raffrescamento ad aria. Qui invece siamo al piano terra dove è stato realizzato sempre l'impianto di riscaldamento a pavimento, mentre per il raffrescamento è stata utilizzata una soluzione canalizzata. Come vedi qui è stato realizzato un cartongesso con una griglia molto stretta e lunga dove l'architetto assieme all'installatore hanno definito questa forma in modo da dare anche più importanza alla casa. Qui sotto puoi vedere il plenum dove c'è la raccolta dell'aria che arriva dai canali e una botola di ispezione per poter far manutenzione all'impianto. La presa dell'aria non avviene in questa stanza ma avviene dall'altra parte, in lavanderia. Quindi l'aria pescata dalla lavanderia esce poi in soggiorno. Ti porto ora a vedere. Prima però voglio farti presente che questo impianto può essere utilizzato anche in riscaldamento perché la stessa batteria idronica può funzionare sia per raffrescare che per riscaldare. Basta iniettare nella batteria idronica dell'acqua calda anziché fredda. Qui siamo in lavanderia dove è stata posizionata l'unità idronica, come puoi vedere. È stato fatto un controsoffitto in cartongesso. Qui davanti sarà messa una griglia per la ripresa dell'aria, mentre qui sotto una botola di ispezione. È indispensabile avere una botola per poter accedere e fare manutenzione all'unità idronica. Con questo ti saluto, spero che questo video ti sia stato d'aiuto per capire e valutare come fare l'impianto a casa tua e come sempre se hai domande specifiche per il tuo caso puoi farle nei commenti qui sotto. E se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.